Ciao, benvenuti e bentornati sul mio canale. Se l'inquadratura fa schifo, prendetevela con Stefano. Se vi piace, invece, fatecelo sapere qui sotto. Oggi, nuovo format, abbiamo deciso di fare questo format chiamato In cucina chi cucina. E per questa prima puntata cucinerà Stefano. E cosa ci cucinerai? Carbonara. Ok, quindi in questa prima puntata vedrete la nostra carbonara. Adesso vi lasciamo alla ricetta. Buongiorno. Sì, ma non mette ma. Allora, oggi carbonara. Innanzitutto sono buoni per essere lunga. Vabbè. Allora, ingredienti per fare la carbonara. Allora, pasta. Solitamente si usa o il pacchero, Il rigatone. rigatone. Alcuni usano gli spaghetti. Tipo lo zozzone usava gli spaghetti. Buoni. Allora, noi abbiamo deciso di prendere questa pasta qua. Proviamo come. Calamarata della Rummo. Deve essere buona. Poi, Cosa ti servono? Cosa ti serve? 4 uova per 2 persone. Ok. Noi le abbiamo prese dell'S lunga, meglio se vengono da The Kühl of the Meglio se Gallin. quelle prese direttamente dalle fattorie, quelle biologiche. Direttamente dal culo. Quando c'è il peletto e la cacchina. Dai, dai, vai avanti. De questa la taglio, No, dai, ma dai, è vero, dai. dai. Allora, Uova. no, uova io uso 3 albumi, ok? No, sì, 3 albumi, giusto, il rosso È il tuo orlo rosso. e l'albume. 3 tuorli, allora, e un uovo intero, Ok. ok? Per 2 persone, Vai, poi ok? cosa serve? Poi, ovviamente, pepe Ok. macinato, ok? Poi. Pecorino romano, anche qua è preferibile prendere quello da grattugiare, Ok. che magari ha il sapore un po' più Poi. intenso. Ok, e la regina, o re o la regina? Vabbè, ovviamente Il il guanciale guanciale. Ecco, ok, so che esistono anche i guanciali quelli tipo nella vaschettina. Preconfezionati, sai quelli già tagliati a cubetti. è. Scusate. Oh, ma ogni volta che fai i video, mi sembra che rotto sia. Ovviamente, cioè, chi prende quelli a cubetti è come, cioè, un'eresia, no? Quindi Già questi. noi abbiamo sgarrato sulle uova, perché quando la fai con le uova, quelle della fattoria, cioè, la senti Ok, la differenza. E anche quindi il pecorino, questi sono gli ingredienti per fare la carbonara. Ok, ora procediamo col taglio del nostro guanciale. Mi raccomando, questo, vedete che praticamente è solo grasso. Questa è la parte fondamentale della carbonara. Cioè, senza questo voi non riuscirete mai a fare la carbocrema. Vediamo se focalizza bene. Ok. Questa qui è la parte fondamentale. Poi questo giustamente gli serve per dargli la nota animale. Cacchio, posso andare alla prova del fuoco? Sì, dai, Sono qua un abbassiamo man. qualche ora. Ok, tagliati a dadini, ok? Dadini più o meno grossi, A cioè nel senso. cazzo, cioè a cavolo. Togli le Cioè. mani, che sennò non vedono. Quindi vabbè, dadini grossolani. Grossolani. Ok. Poi, allora, accendiamo la nostra padella.
Perché il piano cottura è bellissimo. Qua vedete Stefano che non sa No. usare Non ho piano cottura. dimestichezza con piano. Però. Allora, piano cottura, accendiamo la nostra padella. Quando è rovente, rovente, per chi non si accontenti. Dai, non ho parole. Quando è rovente. Tra l'altro qua ragazzi non stiamo accendendo la ventola perché sennò fa talmente rumore che non riuscite a sentire Stefano. Ok, quando è rovente, ok, in questo caso quindi adesso farà un odore perché se non E accendiamo la ventola. allora... Vabbè, comunque quando è rovente noi buttiamo il nostro guanciale, Sentite? ok. Ovviamente, vedete, non ho aggiunto né olio, né burro. E né niente, perché è talmente grassa la carne. E guanciale, odore di animale. Di vacca. Aspetta, ovviamente non ho aggiunto olio né niente perché tutto il grasso quando andrà a sciogliersi formerà una sorta di liquido, ok? Che andremo ad aggiungere ovviamente al nostro uovo. Allora, ora prendiamo le nostre uova, come abbiamo detto, L'ho messa al minimo. tre tuorli, Alza la voce, non so. tre tuorli, tre tuorli e un uovo intero. Quindi procediamo, anzi questi mi piacciono di più. Questo deve andare avanti così? Ovviamente. E questo qui è il risultato della nostra quasi carbocrema. Sì, allora gli albumi che abbiamo, che non abbiamo usato, li abbiamo messi in frigo e li riutilizziamo. Qui nel mentre il guanciale, come vedete, si è sciolto e ha rilasciato tutto il grasso. Allora, adesso andremo con la frusta ad assemblare le nostre uova. Assemblare, mescolare. Beh, mescolare il link se. Allora, fino ad ottenere ovviamente una crema. Ok. Dopodiché aggiungiamo il nostro pecorino Quanto? ad A occhio, sentimento? sì, a piacere, a cuore. Si dice a sentimento. Ok. Direi ancora un po', cioè sostanzialmente deve diventare quasi, non dico solida, ma bella Densa, bella densa. Ok, densa. Ok, ovviamente non aggiungete sale perché già il pecorino è salato di suo, poi c'è il guanciale che è salato. Il pepe nero, ovviamente. Ok. mi sa che ne ho messo un po' troppo. Ma è bella pepata la carbonazza. Ok. Dopodiché, ok, arrivati a questo punto, andiamo a prendere la nostra. Vedete questo liquido?
Questo, signore e signori, Non fa ladies prima and prendere un gentlemen, cucchiaino? no, facciamo così. Guarda che bravo, tac. Ok, inserito. Adesso però devo pulire sotto. Non abbiamo lo Scotex. Ok, vabbè, appoggio qua un attimo che tanto non succede niente. Ok, e andiamo a mescolare ancora. Ok, e la nostra Sembra carbocrema. tipo lo zabaione. Un po' sì. La carbocrema è pronta. Ok. Cioè, vedete, ha questa consistenza, cioè non è liquidissima, ma È una neanche crema. solida solida. È una crema. Allora, ovviamente saliamo la pasta. Non troppo perché tanto, cioè praticamente tutto il condimento è salato già di suo. Poi, allora, andiamo in pesa. Quante ne facciamo? Non so. 100 a testa? Esagerato. E mangiamo solo quello. Ho capito. Di meno? Vedete come sono questi, che sono più piccolini, non sono come i tortiglioni o le mezze maniche. Settanta. Non so. 65 a testa. Vedi tu. Vai tu a sentimento come vuoi. No, sentimento sai che poi esagero. Allora non lo so. 180, dai. Aggiudicato. 90 grammi a testa, a secco. Ok, caliamo la pasta. Allora, mettete da parte un po' di acqua di cottura. Non è un po' troppa. No, ma non la mettiamo tutta. Ok. Occhio alla testa. Dopodiché scoliamo la pasta. Ok. Andiamo a scolarla. Wow. Ok. Riaccendiamo la piastra. Mettiamo dentro il nostro guanciale. Ok, siccome tutto il buono è rimasto sulla vecchia padella, io solitamente cosa faccio? Prendo, metto la pasta qua, in modo tale che prende già il sapore. Poi per girarla meglio la butto. Ok, ora io solitamente la faccio andare ancora un po' con il guanciale, in modo che prenda bene il sapore. Anzi, se alziamo a 6. Sembrava di più, eh. Ok, dopodiché spegniamo il fuoco. Ok, continuiamo a girare. Spegniamo il fuoco. Qui c'è la nostra carbocrema. A cui andrei ad aggiungere ancora un po' di Ancora. poco poco. Ok.
Dopodiché acqua di cottura. E voilà, bella cappadelle. Vai, 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 lascia faccio io. Ok. Ovviamente ha fornelli spenti perché la carbocrema non deve essere cotta, perché sennò fa quell'effetto frittata che con la carbonara non c'entra niente. Senti la... Sì, la pappetta. Allora, siete un po' stortine perché siete un po' precarie. La ricetta della carbocrema è finita. Cosa c'è? Mi dà fastidio sta luce. E se non abbiamo le tende? C'è troppa. E adesso andiamo all'assaggio. Ma se non ti vedi. Very good. Molto buona. Ecco, la considerazione di prima è che è un po' troppo liquida la crema. Sì, forse... Mettete un po' meno acqua di cottura. O non mettetela affatto. O non mettetela. Perché non è venuta un po'... Piuttosto magari scolate liquida. Meno la pasta. Buttatela subito dentro. Però buona. E adesso magari vi facciamo l'elenco dei nostri posti preferiti a Roma. Dove mangiare la carbonara. Lo Zozzone. Che è dietro Pantheon? No, avevo c'è Piazza Navona. Sì, ah no, è vero. Che l'ultima persona che gli ho detto dietro il Pantheon mi ha insultato perché era tipo a mezz'ora dal Pantheon. Però mi ricordo che era dietro. No. E poi l'abbiamo mangiata anche... Vabbè, su a Frascati. Ma anche da Otello. Sì. Vabbè. Ma Roma, a meno che vai nei posti quelli proprio commerciali, è difficile che la mangi male. Very good. Cosa? Ok ragazzi, avete visto la nostra ricetta? Stefano sta guardando la TV nel mentre, cioè... finiscila! Fateci sapere qui sotto con un commentino come vi è sembrata la ricetta che vi ha proposto Stefano. Fateci sapere anche se la rifarete, se l'abbiamo fatta in maniera corretta, soprattutto se ci sono ragazze romane che ci seguono. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che questo format, nuovo format vi sia piaciuto. Metteteci un like, un big like, big. Iscrivetevi qui sotto al mio canale e noi, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao!